Nuova crisi di governo al comune di Taranto. Dopo le dimissioni del vice sindaco Valentina Tilger, il primo cittadino Rinaldo Melucci azzera gli incarichi assessorili e di fatto apre l'ennesima e inaspettata crisi amministrativa in seno all'ente municipale. Avvieremo una nuova fase politica, ha dichiarato l'ex imprenditore portuale. L'idea guida è quella di allargare il perimetro dell'attuale maggioranza con l'ingresso di Stellato e consiglieri che fanno riferimento a Walter Musillo tra i banchi del governo. All'orizzonte aleggia però un convitato di pietra, quello del presidente della regione Michele Emiliano. Al governatore conviene tenere assieme i cocci del centrosinistra per passare all'incasso il prossimo anno, quando si celebreranno le consultazioni che lo vedranno coinvolto. Taranto ancora una volta succursale di Bari? Con questa classe dirigente, assolutamente sì. Associazioni, scuole, comitati, partiti e movimenti di Manduria chiedono giustizia per Antonio Stano e esprimono orrore per la tragedia accaduta, ma al tempo stesso respingono i giudizi nei confronti della comunità. Tutto ciò è stato portato per strada con la Marcia per la Civiltà mercoledì 8 maggio. Delle immagini veramente difficili anche da commentare per quello che si vede, per quello che si sente. Una situazione di estrema gravità sulla quale la Polizia di Stato ha operato per cercare di arrivare ad una soluzione. Dei fatti nel più breve tempo possibile e ad una individuazione dei responsabili. Lei ha fatto cenno poc'anzi ad un primo intervento che fu effettuato dalla volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manduria il 14 di marzo e così è peraltro agli atti, un intervento che fu portato prontamente a tutela dello Stano, il quale in quell'occasione, in maniera abbastanza confusionaria, fece intendere di essere vittima di questo gruppo di ragazzi, cosa che provocò poi l'inizio di tutta una serie di accertamenti da parte del nostro ufficio che diedero già nei giorni successivi alcuni consentirono di acquisire alcuni elementi. ArcelorMittal annuncia lunedì 6 maggio l'intenzione di sospendere temporaneamente la produzione negli stabilimenti siderurgici in Polonia e di ridurre la produzione nello stabilimento spagnolo. Inoltre, l'aumento previsto del livello di produzione a 6 milioni di tonnellate in ArcelorMittal Italia subirà un rallentamento a seguito della decisione di ottimizzare costi e qualità della produzione stessa. Si tratta, sottolinea nella nota l'azienda, di una riduzione temporanea della produzione annua di circa 3 milioni di tonnellate. Solo pochi minuti dopo, dall'attivo riunito in fabbrica, arriva il monito del segretario generale della UILM, Rocco Palombella. Vorrei lanciare un messaggio chiaro ai vertici di ArcelorMittal. La risalita produttiva dovrà avvenire nei tempi previsti dal piano, senza subire o farsi influenzare da eventuali variazioni negative che ciclicamente interessano il mercato dell'acciaio. Segue ancora una puntualizzazione di ArcelorMittal. L'annuncio fatto oggi non cambia nulla nella strategia a lungo termine, si tratta di un adattamento temporaneo agli attuali andamenti di mercato. Ambiente, sicurezza, salute restano le nostre priorità assolute. Non ci sarà alcun impatto sugli investimenti previsti per il piano ambientale e industriale. Continueremo, continua la nota dell'azienda, a lavorare con determinazione e serietà per portare a termine tutti gli impegni presi. Voleva essere un dibattito pubblico sull'immunità penale di commissari, acquirenti e affittuari del siderurgico ionico, quello organizzato nella centrale Piazza della Vittoria. Ma alla richiesta di incontro, rivolta ai parlamentari del Movimento 5 Stelle per discutere dell'argomento, non c'è stata risposta. Da qui l'iniziativa dei Verdi di inscenare un confronto con le sagome di Cassese, Turco, De Giorgi e Vianello. L'immunità penale non è mai stata eliminata, dice Angelo Bonelli, coordinatore nazionale della Federazione dei Verdi Italiani. Lo si evince, afferma l'ambientalista, anche dalla relazione del Centro Studi della Camera dei Deputati.
Ulteriore conferma che nulla è cambiato deriva dal silenzio di ArcelorMittal, aggiunge il coordinatore, che aveva annunciato il disimpegno da Taranto qualora fosse stata eliminata l'immunità penale che ora permane per commissari, acquirenti e affittuari. Quello che avrei detto oggi se ci fossero stati i parlamentari del Movimento 5 Stelle eletti a Taranto. L'immunità penale non l'avete tolta, non dovete raccontare queste cose che sono assolutamente non vere, non dovete ingannare la buona fede di cittadini che da anni stanno attendendo un cambiamento. Vi spiego perché non avete tolto l'immunità. In primo luogo perché l'immunità è garantita attraverso il primo periodo della norma che voi avete proposto, attraverso l'articolo 6 del decreto legislativo 231. Qualcuno dice ma che è questa roba? È una roba che garantisce l'immunità a chi applica l'attuazione integrata ambientale. Torna come ogni anno la suggestiva processione in mare del Santo Patrono. Sono partiti poco prima delle 19 i festeggiamenti in onore di San Cataldo, con la consegna della statua argentea al sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, la tradizionale cerimonia du prege. La statua è stata portata dall'arcivescovado alla banchina Sant'Eligio, poi sulla motonave Cheradi della Marina Militare. Spettacolo di fuochi d'artificio al passaggio dal canale navigabile e corteo festoso di imbarcazioni. Un evento molto importante perché rivela l'identità della città, un momento di appartenenza al Santo Patrono che ha rinnovato la vita di fede e anche la vita sociale. Un buon auspicio per tutta la nostra città e per il territorio. Come ogni anno la processione a mare è stata preceduta dal Palio di Taranto. Venerdì 10 invece è stata la volta del corteo per le strade della città. Poetico scenario di una piccola Gomorra. Il Grande Spirito, il nuovo film diretto ed interpretato da Sergio Luvini, è stato presentato a Taranto negli scorsi giorni dopo il suo esordio al Bifest Barese, in un incontro tenutosi al Cinema Bellarmino alla presenza della stampa e organizzato dalla BCC di San Marzano. Il regista restituisce la metafora di un western contemporaneo, calandola nel contesto della città di Taranto, emblema della negazione, della sottrazione per eccellenza. Nello sfondo la città vecchia, i quartieri tamburi, citazione della periferia consunta dalle polveri, e nello skyline il siderurgico ribollente di vita. Dalle terrazze della città e dalla condivisione con uno strano individuo, Rocco Papaleo, alias il Cervo Nero, il racconto triste di un luogo, dei suoi abitanti, arinati tra l'Ilva e un sottobosco criminale, poco rassicurante. Il vostro centro storico è meraviglioso, spiega Rubini, è il cuore di questa città, ma è un cuore malato. Lì non vi dovete far fregare, secondo me, cioè non è che si può, come dire, risolvere il problema non parlandone. Che modo è di non parlarne? Bisogna risolvere il problema. Io quando, sapete, quando vedo quegli show, quei talk show in televisione dove si parla di problemoni, poi quando sento il conduttore dice va bene, adesso passiamo ad altro, dico ma come, stai parlando di una cosa così importante, come puoi passare ad altro? Dovresti parlare tutti i giorni della stessa cosa fino a quando non la risolvi. Penso che a un certo punto questo problema vada messo quotidianamente all'ordine del giorno, parlare solo di quello, per dire che questa è una città bellissima. Beh, una città ne esce innanzitutto con un'idea forte e polemica, insomma, no? Una città che vive questa grossissima problematica, è inutile nascondersi, e quindi ne esce, secondo me, spero, diciamo, con un incitamento a far valere i propri diritti. Vincere per provare a dare un senso alla stagione. Ridotta ai minimi termini è questa la mission del Taranto che domani sul rettangolo verde dello Iacovone bagnerà il proprio debutto nell'indecifrabile lotteria dei playoff di Serie D. Primo ostacolo sarà il temibile Bitonto di Pizzulli, già uscito imbattuto dal catino del quartiere Salinella alla prima giornata di campionato. Non ci sono grossi problemi di formazione per Panarelli, che però con tutta probabilità dovrà fare a meno di Pellegrino e Marsili, che non si sono allenati per tutta la settimana. Vuota invece la casella degli squalificati con Croce, che ha scontato le due giornate di stop e scalpita per una maglia da titolare.
Dirigerà la contesa il signor Antonino Costanza di Agrigento, fischio d'inizio alle ore 16.